Sappiamo già che la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto è data da questa formula e il suo valore si ottiene sostituendo i valori epsilon 0 mi 0, quindi fa circa 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Nei mezzi materiali i valori epsilon 0 e mi 0 vanno sostituiti con epsilon mu, dove epsilon è epsilon 0 epsilon r e mi è mi 0 mi r. Per calcolare l'indice di rifrazione del mezzo bisogna dividere C diviso V, quindi questa espressione diviso quest'altra, e il risultato è l'indice di rifrazione uguale a radice quadrata epsilon r mi r. Però le cose non tornano. Per esempio, per l'acqua, la costante dielettrica relativa dell'acqua vale circa 80, la permeabilità magnetica relativa dell'acqua vale circa 1. Quindi l'indice di rifrazione dell'acqua dovrebbe essere circa la radice quadrata di 80, quindi circa 9. Cioè la velocità della luce in acqua dovrebbe essere circa un nono di quella nel vuoto. Invece è i 3 quarti, cioè la luce nell'acqua rallenta molto meno di quello che è previsto con questa formula. Infatti l'indice di rifrazione sperimentale non è 9, ma è 1,33. Il motivo si spiega perché la costante dielettrica dell'acqua, 80, descrive la risposta dell'acqua all'applicazione di un campo elettrico statico. Se invece il campo elettrico è variabile, soprattutto se è variabile ad alta frequenza, e noi sappiamo che la luce visibile è un campo elettromagnetico oscillante a centinaia di terahertz, cioè la frequenza di oscillazione è dell'ordine di 10 alla 14 Hz. Allora, per campi elettrici così rapidamente variabili, la costante dielettrica cambia valore e vale circa 1,8. Lo si ricava isolando, ricavando la costante dielettrica relativa, ponendo l'indice di rifrazione uguale 1 a 33 e mi r circa uguale a 1. Infatti, anche su Wikibooks si legge che finché le onde elettromagnetiche hanno frequenze basse minori di qualche centinaio di megahertz, n va bene calcolarlo con questa formula, dove epsilon r è la costante dielettrica relativa del mezzo, che è sempre maggiore di 1, mi r è la permeabilità magnetica relativa, che è quasi sempre 1, molto vicino a 1. Quindi da questo calcolo si ha sempre un indice di rifrazione maggiore di 1. Questo vuol dire che la luce in tutti i mezzi materiali viaggia sempre più piano che nel vuoto. Poi fa proprio l'esempio dell'acqua, l'acqua distillata, che dovrebbe avere una costante dielettrica relativa di 80 e quindi la velocità della luce a basse frequenze circa un nono di quella del vuoto. Ma a basse frequenze vuol dire non la luce visibile, perché la luce visibile, come abbiamo detto, sono centinaia di terahertz. Quindi a frequenze alte bisogna introdurre effetti di polarizzazione del dielettrico e effetti di assorbimento delle onde elettromagnetiche da parte del dielettrico. Alla fine la situazione si fa molto più complicata, e la costante dielettrica assume questa espressione molto complessa, da cui viene fuori che la costante dielettrica relativa dell'acqua ad alte frequenze della luce, cioè dei campi elettromagnetici, si riduce molto, e alla fine le cose tornano con l'indice di rifrazione di 1,33.